Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Spada, le terre innevate della corona. Nello scorso episodio abbiamo catturato il leggendario gigante della roccia, ok? Regirock e il gigante del ghiaccio, Regice. E in questo episodio andremo a catturare il gigante dell'acciaio, Registeel, e Regieleki o Regidrago. A quanto pare è una scelta da fare. Chi ho scelto? Forse c'è nella miniatura, ma ora come ora non importa. Perché? Perché ho già registrato questa intro e ho già cominciato la battaglia contro Registeel. Però ho usato per sbaglio una mossa e l'ho mandato KO. Quindi adesso andiamo da Registeel senza mandarlo KO, completamente a caso. Dunque, la strada almeno è quella giusta? Credo di sì. Andando qui dovrei trovare il tempio di Registeel. Almeno spero, visto che mi sono leggermente perso. Oh, Absol, bel Pokémon Absol. Sì, lo so, stavo lanciando una Timer Ball, solo che ho premuto per sbaglio due volte A e con Gyorg ho usato Drago Frecce. L'ho mandato KO e ho resettato. Quindi l'enigma, eccolo qua, fai riecheggiare un suono capace di risvegliare il gigante d'acciaio. Fischiate. Questo è il grandissimo enigma. Allora, cosa molto rapida, abbiamo anche trovato Sonia. E abbiamo cominciato una side quest che riguarda, a quanto pare, i tre Pokémon spadaccini. Ma la vedremo più avanti. Allora, abbiamo anche trovato, un bel po' di tempo fa, se non sbaglio qui, Cannon Flash. Ergo, Registeel avrà Cannon Flash. Qualcosa è cambiato nell'aria. Dalla statua del Pokémon si sprigiona il potere dell'acciaio. Vuoi esaminare la statua? Wave. Adoro i regi, l'ho già detto più volte, e adesso useless trivia, perché voi avete internet e potreste cercarle da sole queste cose, ma non importa! Registeel è il Pokémon più bilanciato tra Regirock e Regice. In che senso? Regirock, difensore fisico, puramente fisico? No, ma ha una difesa fisica molto alta. Registeel è l'opposto, difesa speciale molto alta. Registeel... ho detto Registeel due volte, vero? Regice, difesa speciale molto alta. Registeel, difese miste, molto buone. Strano visto che l'acciaio è più resistente della roccia, ma non importa, ok? Allora, Registeel qui, andiamo con Overdrive. E manderò in campo Aileen, anche solo per un po' di tempo, nice, perché abbiamo metal testata e... abbiamo per Forbecco, che non sono mosse che dovrebbero fare troppo danno, anche se c'è pressione e la cosa mi spaventa un po', ma questo Registeel possiede ferro scudo. Appena userà una volta ferro scudo, userò metal testata, se non lo mando KO, bene, e buon per noi. Allora, pressione. Usa ferro scudo? Raggio scossa, ecco. Questo potrebbe essere un problema per Aileen, soprattutto se comincia a boostarsi l'attacco speciale, come ha fatto adesso. Allora... tentar non nuoce, giusto? Dove sono le mie bellissime Timer Ball? Si va. Lancio! Uno. Ok, cominciamo la solita tiritera. Potresti per favore usare almeno un ferro scudo, Registeel? Dai, lancio. Perché così posso usare una mossa per indebolirti ancora di più, dai. Oh, perfetto, bravissimo, caro. Lo scudo di metallo. Ecco qui. Allora... metal testata. E... Skadoosh. Wow, non gli faccio niente. Doppio ferro scudo? Guarda, finché non ti mando KO con un brutto colpo, cosa che temo, in realtà, non mi stai dando problemi, anzi, mi stai dando una mano. Perché così o tentenni o resti paralizzato e io posso continuare ad indebolirti. Esattamente così. Raggio scossa, ok. 7 punti aprono 3 porte. Mm-hmm.
Che bella cosa, vero? Ovviamente l'attacco aumenta. Facciamo passare giusto un altro turno? Sì, dai, perché no? Trespolo! Dai, usa una mossa acciaio. So che vuoi usare Cannon Flash. Usa Cannon Flash, così non è molto efficace. Ferro scudo. Ok, va bene, va bene. Potrei usare un altro metal testata? Sì, lo voglio usare? Non voglio rischiare così tanto, quindi andiamo con le timer bolle e basta. Vai! Dai, mio caro Registeel. Ovviamente no, mio caro Registeel. Sto pensando. Perché non so se il Registeel è il mio Regi preferito, sapete? Forse il Regi Ice è il mio Regi preferito. Si contendono il primo posto loro due, mi sa. Certo, potresti anche cominciare a scuoterti un po'. Oh, peso bomba! Sei pesante, Registeel? Wow, sei leggero come una tonnellata di acciaio. Ehi, cos'è più pesante? Una tonnellata di piume o una tonnellata d'acciaio? Ok, ok, basta, basta. Tanto per dire, hanno lo stesso peso, sono entrambi una tonnellata. Non importa. Timer Ball, please. Perché ci mette tanto... Ah, vero. Una cosa che non mi piace così tanto di questo... degli ultimi giochi Pokémon più che altro. C'è l'animazione della paralisi, ovviamente. E finché non finisci l'animazione... la Pokéball non viene lanciata. Ed è una cosa un po' brutta secondo me, ma non importa. Perché uno, perché due e perché esce, ovviamente, sì. La cosa bella è che si capisce quando il Pokémon vuole uscire. Mi sono appena accorto che sto tenendo in campo Eileen e a pressione. Ok, senza sbagliare come ho fatto nella registrazione fallita, non usiamo mosse e mandiamo in campo Georg. Abbiamo la Lumi in polvere. Potrebbe mancarmi o rimanere paralizzato, forse anche meglio. Adesso non premiamo pulsanti A, premiamo X e poi A. Timer Ball! Forse anche una peso ball non sarebbe male qui, ma non ricordandomi quanto sia pesante! Nice. Registeel, non so cosa dirvi. Adesso lo vedremo, quindi buono. Nessuno è andato KO? Oh, Togo. Bene, strano, ma bene. Ampere, bravissimo. E ora? Vai. Wah! Registeel pesa 205 kg, neanche troppo in effetti per essere alto 2 metri. È composto da un materiale misterioso, più resistente di qualsiasi metallo, ma al contempo abbastanza morbido da essere elastico. Se non sbaglio, non mi ricordo in quale gioco, vi dicono proprio che il metallo di cui è fatto Registeel non proviene dal nostro pianeta, ma quella è un'altra storia. Info per ovviamente mostrarvelo. Difese equilibrate. Peso bomba, cannon flash, ferro scudo, raggio scossa. Vai nel box, caro. Sì. Peony, aspetto una tua telefonata. Intanto sì. Ho aperto la porta emettendo un fischio e ho incontrato Registeel. Allora, suolo del campo trivio. Devo ancora trovarla questa cosa, sulla porta, bla bla bla. QOI3 gig ti sarà riunizi, apri le rte del dest. Metti tre regi in squadra. Vai qui. È abbastanza telefonata come cosa? Peony! Parlando di telefonata. Pronto, mi senti? Sono io, Peony. Tutto a posto, spero. Cosa? Hai incontrato Registeel, il gigante d'acciaio? Ottimo lavoro, caposquadra. Questo è lo spirito giusto. Continua così anche per trovare gli altri giganti. Metticela tutta. Allora, abbiamo subito grosse perdite. Mi conviene curarmi, Pokémon? Sì, sì. Onde evitare qualunque tipo di problema è meglio curare i nostri Pokémon. Allora, tuttavia, dove si trova il posto che ci ha detto? Il tri qualcosa? Grotta? Riva? Suola? Sarà qui? Sì, campo trivio. Vuol dire che devo passare per questa grotta della suola del gigante. Ok, potrei anche visitare... No, non quest'isola, questa isola qua. Ossia il Mar Gelido. Ma prima andiamo tanto per curarci a Freezedale. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Ci ho messo molto molto poco a catturare Registeel. Quindi dovrei stare a posto. Enfasi sul dovrei stare a posto. Hail! Allora, che dire per adesso? Niente, abbiamo catturato i tre leggendari. Ce ne sono altri due da prendere, quindi... che devo fare? Ah, giusto, camminare. Vediamo un po'. Allora, se non sbaglio dobbiamo ancora andare in quella zona, in effetti, quindi non posso neanche tagliare. L'avrei fatto, ma siamo abbastanza vicini a quella zona nuova
che non serve tagliare, quindi sì. E non vi preoccupate, prima o poi raggiungerò quell'albero gigante. A quanto mi hanno detto, senza spoiler, è un'impresa catturare gli uccelli, i piccioni, vabbè. Quindi vedremo un po'. Nessuno è in parte elettro, quindi lo posso paralizzare, fortunatamente, ma a quanto pare è abbastanza complessa come cosa. Quindi spero che non sia davvero così complessa come cosa, ma pazienza, vediamo un po'. Allora, dalla mappa, dove siamo? Perché mi sto avvicinando dove c'era Regirock, sia laggiù. Ciao, Obstagoon. Qua c'era Regirock, vero? Devo controllare, tanto per... No! Dove siamo? Scusate, mi sono leggermente perso. Forse qui c'è il Regirock. Perché dalla mappa ho visto che... Sì, ok. Dalla mappa ho visto che dovrebbe essere qui da qualche parte l'ingresso per la prossima zona. Vediamo se ho ragione oppure no. L'esplorazione è una cosa molto importante, secondo me. Siamo dopo tutto... Devo andare qua, ok. Siamo dopo tutto in una squadra esplorazione pioni, quindi. Vediamo. Dovrebbe essere qui il passaggio per andare verso la prossima zona. Suola del gigante, perfetto. Ciao, coppera già. Mille avventure. No! Volevo fare l'ape magama, non ce l'ho fatta. Perché c'è un Claydol selvatico. Ampere! Sì, non è saggio restare davanti a un Claydol, visto che è di livello 62 ed è di tipo terra. L'ho già catturato Claydol? Quando l'ho catturato Claydol? Vabbè, no es problemo. Allora. Ma dai! Fermi. Ho capito che abbiamo già incontrato Amaura. E ha senso trovare Amaura qui, forse. Ma sono Pokémon fossili. Come fanno ad essere vivi? No! Qui! No! Ok, allora. Devo andare qua dentro, giusto? Perfetto. Basculin. Basculavo! Ok. Vediamo un po'. Grotte fragomare, perché sono fatte di fragola? Non credo proprio. Non importa. Qua sembra esserci un passaggio segreto, vero? Sembra una parete finta, ma non importa. Allora, vediamo. Dov'è il passaggio? È qui per forza? Perché, sì. Carvink! Che poi, allora, di sesta gen, sì. Di sesta gen non so dirvi, Deino, chi è il mio Pokémon preferito, ma adoro Carvink. È bellissimo. Sanguisuga! Non è affatto male come mossa, ma ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo sopra all'unico Pokémon che lei impara del nostro team, quindi... no, sì. Ossia, coso. No, Omastar, Nordilix, ok. Habanero, ce l'ho fatta. È Habanero, è Habanero. Allora, DT. No, oh! Metal Core 4%. Nice. Manco a farlo apposta. Ok. Oh. Ah ah. Quante impronte? Ok. Ok. Wow, stiamo davvero facendo incetta di queste impronte. Mi scusi, signore? Ok. Quindi vuol dire che devo andare qui per fare la quest del coso? Mi sa di sì. Sì, ma io dovrei fare altre cose. Va bene. Per adesso continuo a fare questo. Spero non ci appaia Cobalion a cavolo, ok? Ok. Allora. Bellissimo questo jingle, però, dai. 32... Non riesco a parlare. 32%. E poi solo il Metal Core? Non abbiamo trovato neanche un indizio sugli altri Pokémon... Prateria e caverna, ma non importa. Dove sta? Eccolo qua. Vediamo un po'. Se ho visto bene, dovrebbe essere qui. Da qualche parte. Avrebbe senso, visto che anche le orme ci indicano questo punto, quindi vai. Siamo a qualche percentuale? 46%. Ok. Ancora! Che bello prendere orme di Pokémon che non incontreremo oggi. Sono finite le impronte? Come vi permettete? Sono finite davvero le orme. Ah no, aspetta. No, sono finite. Ah, eccolo qua il tempio. Prima però. Ho il tempo di controllare, sì. Cosa c'è qua dietro? C'è la DT che ho visto prima? Per forza, dai. Non avrebbe senso mettere questo loco senza niente di utile. Hydreigon. Io sono a Hydreigon. Ok. Nero Pulsar. Terremoto. Terremoto, un'ottima mossa. 20 dollari possono comprare molte noccioline. Ok, basta. Fortuna che in questo gioco posso mettere i Pokémon dal box alla squadra con un Thanos Snap. No, fermi! Altre impronte? Sono qui? No, sono sassi, per terra. È un inganno del Teostra. Fermi! Oh, 2 DT? Vediamo.
oltraggio, quindi ovviamente uno avrà oltraggio, e l'altro, dai, tuono. Potrei avere qualche difficoltà, vediamo un po'. Sì, so cosa fa tuono. Allora, mettiamo nel team i nostri Pokémon, vai. Box. Allora, vediamo un po'. Devo metterli tutti e tre, però chi tolgo? Beh, Paraflinch. Potenzialmente Paraflinch, devo ancora scegliere il Pokémon da usare. Beh, tolgo Vanero, non è particolarmente utile. Tolgo Gyorg, perché dovessi scegliere il drago, non ha senso. Dovessi scegliere Elettro, non ha senso Zant. Quindi andremo avanti così. Allora, sono pronto. No, devo premere... No, 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 togli la mappa, grazie. Togli la bici. Si va. Gigante di roccia, gigante di ghiaccio, gigante d'acciaio. Quando i tre giganti saranno riuniti, si apriranno le porte del destino. Però non c'è Regigigas, quindi la cosa non ha molto senso, ma non importa. Rovine della scelta. Ok. È un po' diverso questo coso, ha più di 7 punti, eh. Allora, mi sa che devo riuscire. Perché ha fatto uno zoom sull'ingresso. Quindi devo un attimo ricontrollare giusto una cosa. Mi fa inquadrare bene quella montagna. Ok, allora. Devo scegliere il Pokémon in base a... Ah, ok, sì. Perfetto, ho capito, ho capito. Aspetta, è una Y e l'altra è una X. Wow, riferimenti a Pokémon X e Y puramente casuali, eh. Non importa. Per caso mi rifà lo zoom? No, non me lo rifà, ok. Vediamo, quindi... Posso fare così? No? No? Ok, datemi giusto un secondo. Perché quello di Regieleki, il simbolo è facilissimo. Quello di Regidrago, che vorrei provare a prendere, ho scelto alla fine, è un po' me. Quindi è una specie di V con sopra e sotto. Perfetto, adesso che lo sappiamo non posso sbagliare. Oh, ho scelto un Regidrago, a quanto pare. Allora, così è. Sì. Con questo e questo. No. Così. No. Datemi giusto un secondo. Oh mio Dio, era così? Qualcosa è cambiato nell'aria. Quindi, attenzione. Se volete Regidrago, dovete disegnare quello che ho fatto per terra. Ci ho messo i secoli a capire perché non funzionava, ma adesso funziona. Quindi, si va. Si va? Si va. Ok. Dalla statua del Pokémon si sprigiona il potere del drago. Vuoi esaminare la statua? Una volta esaminata la statua, non potrai più ripristinare gli interruttori sul pavimento, quindi è davvero una scelta. Sì. Regidrago che usa concentrazione? Cosa fa concentrazione? Ho leggermente paura. Thunder Wave! Allora, Regidrago, l'ho scelto solo perché lo posso paralizzare. Giuro che non è uno scherzo, l'ho scelto solo perché lo posso paralizzare. E adesso, Overdrive! Cosa abbastanza importante, quando l'avevo visto, Regidrago, non mi aspettavo il nome Regidrago. Pensavo l'avessero chiamato Regidrake o qualcosa di simile. Idem per Regieleki. Regibolt o Regivolt. Secondo me sarebbe stato anche leggermente meglio, ma chi siamo noi per decidere i nomi dei Pokémon, insomma? Brutto colpo. Nota bene. Nota bene. Ha una mossa lotta. Quindi avere i tre Pokémon Regi in squadra non è affatto una cosa buona. Yowza. Ok. Andiamo con Overdrive. Oh, ed ecco il brutto colpo. Lo sapevo che sarebbe arrivato il brutto colpo. Quindi adesso, che si fa?
Lo posso ricatturare oppure no? Perché ho già preso il Registeel. Quindi adesso che si fa? Lo posso riattivare? Se lo posso riattivare, cosa buona per noi, eh? Vediamo, era così. Ok, perfetto, ok. Cosa molto bella. È possibile riaffrontare il Regidrago quante volte vi pare. Idem per, suppongo, anche gli altri regi. Bene, bene, non ho perso nulla. Ok, ricominciamo. È Regidrake. Non lo chiamerò mai Regidrago. Non mi piace il nome, ok. Va bene, adesso devo ricominciare la partita. Vai con Tuononda. Ah, Marte il pugno sul terreno. Il fatto che sia così veloce. Va bene che Ampere non è così veloce, eh? E non so neanche le statistiche io in realtà, eh. O meglio, suppongo che sia forte in attacco fisico, così come suppongo che Regieleki sia forte in attacco speciale e in velocità, visto il fatto che è un tipo elettro. Ma non ne sono così sicuro, ok? Va bene, intanto Overdrive. Magari non riuscissi a crittarlo, sarebbe una cosa molto bella. Dragartigli. Ok, ok, va bene. Ha una mossa drago, perché ovviamente tuttavia, non ci ha ancora mostrato oltraggio. Secondo me ha oltraggio. Avrebbe molto senso avesse oltraggio, visto che l'abbiamo trovata davanti alla sua grotta. Concentrazione. Focus. Ok, intanto mi curo con la fangopece. Vediamo un po'. Quant'era? 80, ok. Lo faccio solamente per un motivo. Uno, testare le difese. Due, niente stab. Oh, il danno. Drago energia. Scusi, aspetta. Perché non mi ha fatto niente? Possibile che Drago Energia sia una mossa simile alla mossa principale di Regigigas? Ossia più PSA più danno fa? È possibile, ok? Intanto Timer Ball! È perfetta per questo Pokémon, dai! Non è perfetta per questo Pokémon, dai! Paralisi! Nice! Allora, adesso sono molto più tranquillo. Perché? Perché a quanto pare non bisogna resettare. Non importa. Ehi, comunque, nota bene 1, nota bene 0. Non è stato un errore mio, perché avessi scelto io di fare brutto colpo, avrei detto no, non fare brutto colpo. E invece l'ha usato lo stesso, e quindi grazie mille, Ampere, Overachiever. Allora, Timer Ball, lancio. Vai con 1, 2, 3, yes! Istanto cacci. Cioè no, non instant. Ma non importa, l'ho catturato. L'importante è quello. Ora, vediamo un po'. Regidrago. Si ipotizza che le sue braccia abbiano la forma della testa di un antico Pokémon di tipo drago. Imbifor è la testa del Pokémon primario tra Kyurem, Zekrom e Reshiram. No, no, non lo sarà mai però. Non esistono prove certe. Pesa 200 kg, nessun soprannome. Anche se lo vorrei chiamare Regidrake o Regiwyrm. Info, vediamo un po' le statistiche, perché non le so. Ha un sacco di PS, alla faccia. Velocità decente rispetto alle altre stat. Attacco e attacco speciale simili. Ah, ok, quindi mira ai PS e alla velocità. Drago mascelle, potenzia le mosse di tipo drago. E adesso, drago energia. Esatto, la potenza cala in base ai PS del Pokémon. Concentrazione, fa sempre brutto colpo al turno successivo. Ok. Perfetto, abbiamo risolto l'enigma di Regidrago. E questo vuol dire che abbiamo completato la leggenda. Ho aperto la porta radunando i giganti di roccia, acciaio e ghiaccio, e ho scelto uno dei giganti gemelli. Peony, arrivo! È un gran peccato, perché, vi spiego, con l'epoca di internet ci sono differenze tra versioni. Ma perché dare la possibilità a... Cioè, va bene, la scelta ha senso, secondo me. Però forse avrei preferito un Pokémon fisso, tipo, non lo so, Regidrago per scudo, Regieleki per spada, o qualcosa del genere. Non lo so, è più classico per me. So che è più conveniente nell'altro modo, eh. Però
Magari sono io. Va bene, allora, mio caro Peony, dammi giusto un secondo perché non devo avere Pokémon leggendari in squadra. Quindi prendiamo un'altra volta Inteleon e lo metto qui. Allora, cosa che non vi ho mostrato? A quanto pare, io ho dato le cose da dare, insomma, ai miei Pokémon per farli gigamaxizzare. Almeno credo. Però senza farlo apposta. Cioè, ce l'hanno? Ampere no. Zant solo, ok. Devo dare le zuppe ad Abanero, a Eileen e ad Ampere. Le prenderò off camera, tanto non interessano così tanto ora, dopo mesi che è uscito il DLC 1, ma non importa. Allora, eccoci qui. Ovviamente curo i nostri Pokémon. Chiedo scusa per la gaffe di Regidrago, ma non importa. Spero che qualcuno mi scambi Regieleki per il Pokédex. Ehi, caposquadra, i giganti leggendari. Regirock, hai proprio catturato il leggendario Regirock? Ma è strafantastico, fammi vedere. Ah, vediamo, ma che testa enorme. No, ok, sì, è spigoloso ed è Regirock. Piuttosto, non ti sembra che assomigli all'attuale capopalestra di tipo erba? Come? Hanno entrambi le spalle là? Ah, ok. Proprio come due rocce possenti. Comunque, l'aria del gigante della roccia ce l'ha. Quindi diciamo che hai completato la missione. Sì, sempre i giganti di ghiaccio stavolta. Vediamo. Questo enorme ghiacciolo sarebbe Regice Ice, il gigante di ghiaccio? Piuttosto, non ti sembra straperfetto per fare riflessi di luce? Non si scioglie poi? Vabbè, mi viene voglia di metterlo sotto una lampada e mostrarlo alla mia Nia. Certo che ha delle braccia davvero massicce, non vorrei dire, ma mi fanno venire i bri... Ha fatto una battuta stupenda. Quanto ti adoro, Peony. Comunque, abbiamo fatto la missione adesso. Leggenda numero 2, parte 3. Registeel. Fammi vedere. Ok, vediamo. Questo Pokémon del tutto liscio sarebbe Registeel, il gigante d'acciaio? Piuttosto, a me ricorda un po' alla palla da bowling. A te no? Però quella faccia inespressiva sembra proprio senza vita. Perché... è un costrutto tecnicamente, giusto? Vabbè, non importa. Comunque, l'area del gigante ce l'ha adesso. Regidrago. Hai proprio catturato il... Vediamo. Questo sì, tutto seghettato. Piuttosto, non ti dà l'idea di un'enorme molletta per il buca... Peony! La sua presa deve avere una forza stratosferica. Perché è fatto... perché è una sfera dentro quella... Vabbè, non importa. Se lo facessi arrabbiare, non ci penserebbe un attimo ad avventarmi. Ti, mi sa... Comunque, l'aria del dragone gigante ce l'ha. E con questo abbiamo finito i giganti leggendari. Perfetto, non ci resta che segnare questi appunti come completati. Finish! Checkmark. No, perché no. Quindi, io adesso vi saluto. E domani cominceremo l'esplorazione per... i piccioni, credo? Sì, per forza. See you next time, baby! Anche se, avendo trovato un bel po' di orme del Pokémon Metal Cuore, suppongo che io debba andare in più zone diverse per trovare i vari Pokémon. Probabilmente qua... Oh no, no, non qua. Probabilmente qui, nel Mar Gelido, o in questa zona più che altro, c'è qualche altro indizio sul Pokémon Metal Cuore. Cobalion, ok? Caverne per il Pokémon Caverna, quindi saranno qui da qualche parte. O qui, magari. E prateria avrebbe senso si trovasse qua. Magari proprio qua. Però non ora. Quindi, io adesso vi saluto. E noi ci vediamo, come ho già detto, domani. See you next time, baby. Non posso fare lo spin? Sì, lo posso fare, dai! Yes!